Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100K. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Preveza. Oggi ho percorso 15-20 km, sono arrivato qui e sono fermo in una stazione di pullman, come vedete, per il semplice motivo che per passare da Preveza all'isola di Lefkada, l'isola da cui poi si prende successivamente il traghetto per Itaca, c'è un tunnel sottomarino che è assolutamente vietato percorrere a piedi. Allora devi prendere un pullman, un taxi, insomma, le mie tasche e il pullman si possono permettere. E quindi, stando fermo qui, dovendo aspettare ancora un'altra oretta, c'è un bancomat, come vedete. E allora ho detto, ora provo a vedere cosa succede da italiano se provo a prelevare qualcosa dal bancomat. Perché ieri, parlando con qualcuno, mi disse che per gli stranieri non ci sono problemi per prelevare. Sarà vero? Non sarà vero? Questo spauracchio che gira su internet, di cui parlano tanto i giornali italiani, del fatto dei 60 euro per chiunque. Allora, inserisco il PIN. Prelievo. Provo a prendere 100 euro. Mi permetterà di prendere queste 100 euro? Come dicono i giornali, è impossibile prelevare oltre 60 euro. La carta di credito mi torna indietro. Mi arrivano i 100 euro. Ora, voi direte, ma perché fai questa cosa? Perché ci mostri questa cosa? Lavori per l'ente turistico greco? No, semplicemente perché mi dà fastidio il fatto che si parli per bufale, per partito preso, che si parli senza conoscere la verità, che soprattutto i giornali parlino senza verificare le fonti. La verifica delle fonti è importante. Mi dà fastidio che girino tutte queste chiacchiere, tutte queste bufale, come la storia dei 40 euro al giorno per i migranti. La prossima volta che andate al supermercato, provate a fermare il ragazzo senegalese che sta fuori dal supermercato e che vi porta faticosamente la spesa alla macchina per 10 centesimi. Chiedetegli perché, se prendi 1200 euro al mese, 40 euro al giorno, stai qui a chiedere l'elemosina. Magari per avidità. Boh, verificate le fonti sempre, porco Giuda. Vabbè, vado, aspetto sempre verso Itaca, però aspetto il pullman alle 8:10.